RS Padel Simone Vasquez. Rispetto a questa racchetta sono due le domande che tutti noi ci stiamo ponendo. La prima è: spinge veramente forte? La seconda invece: che cazzo è Simone Vasquez? Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul canale. Scusate la battuta iniziale e soprattutto scusami Simon. Per chi non lo sapesse, Simon Vasquez è un giocatore World Padel Tour, sicuramente non è sulla bocca di tutti come vari LeBron, come vari Galan, Paquito, Di Nenno e così via, ma è comunque un giocatore degno di nota e lo salutiamo e ci scusiamo con lui. Ma soprattutto lo ringraziamo per aver sviluppato questa racchetta con RS, laddove RS sta per Robin Söderling. E qui qualcuno direbbe: ha copiato il logo della Juve? Ma no, assolutamente no, perché questo logo è nato nel 2013 ed anzi il buon Robin Söderling, e chi non lo conosce andasse a vedere chi è Robin Söderling, perché è uno dei pochissimi al mondo capace di battere Rafa Nadal nel tennis a casa sua sul centrale del Roland Garros, quindi non un personaggino così ecco, ma un tennista di altissimo livello che nel 2015 ha lasciato sostanzialmente il tennis giocato e si è dedicato in realtà già da prima, dal 2013, alla produzione di materiali per il tennis innanzitutto, e all'epoca erano racchette, abbigliamento, palline, delle ottime palline anche, ma da qualche anno si è dedicato anche al padel, conservando il suo stesso nome RS e dando spazio a tantissimi atleti che cercano una racchetta comunque sicuramente non banale. Lei, Simone Vasquez Pro Edition, è tutt'altro che banale, una racchetta di altissimo livello con dei contenuti che vanno indubbiamente, lo diciamo da subito, verso un pubblico tecnico e verso un pubblico che può gestire un telaio a diamante, ma non un diamante così, un diamante vero. Lei, appunto, eccola qui, è un diamante, è veramente una bella racchetta. Esteticamente devo dire che RS fa dei grandissimi lavori, ma nello specifico Vasquez Pro è una pala che si presenta benissimo, veramente dei colori molto particolari, delle finiture ottime e una verniciatura sicuramente di livello più alto rispetto a tante concorrenti. Andiamo avanti con la scheda tecnica e scopriamo un nucleo di Eva Adaptive. Questa Eva Adaptive in realtà è un Eva Hard sostanzialmente, ma con una capacità di adattamento fino a un tocco medio sui colpi un po' più blandi, ma dopo scopriamo effettivamente come funziona. La sua composizione chiaramente è full carbon, laddove le facce sono però in carbonio 12K aluminizzato, quindi il cosiddetto Extreme. Il suo bilanciamento è indubbiamente alto, siamo sopra i 27 cm e soprattutto i suoi pesi vanno dai 365 ai 375. L'esemplare in prova è un 372 grammi ed ha una struttura esterna cosiddetta Dynamic Hex, ovvero è un esagono, cerco di farvelo vedere, che dalla testa parte piatto ma poi si estende un pochettino più ampio come rastrematura, ecco qui, man mano che si scende verso il cuore, e qui diciamo che si ha una struttura esagonale che accoglie il cuore della racchetta. E visto che siamo scesi vi faccio vedere anche il manico bellissimo, extra lungo, favoloso, che la mia mano dentro c'entra una bellezza, con un fondello tondo che ricorda molto quello di una Babolat Technical Viper, abbinato poi ad un laccetto, in questo caso bianco in licra, senza bracciale, ma sapete che io preferisco ad esempio le pale senza bracciale, ma semplicemente con il laccetto in licra. Infine, dal punto di vista tecnico, va rilevato che sulle facce, che sono comunque lucide, vi è un rilievo che devo dire che sotto le dita si sente abbastanza, ma non tantissimo, per cui più avanti vediamo se effettivamente funziona bene. Prima di scoprire effettivamente come va questa pala, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video, perché è il modo in cui mi permetterai di crescere e di portarti sempre maggiori contenuti e belle pale come questa Simone Vasquez Pro Edition. Già siamo arrivati a 6.000 iscritti, le abbiamo ampiamente superate, anzi, ma con il tuo aiuto posso raggiungere il mio obiettivo dei 10.000 iscritti entro la fine dell'anno. Ragazzi, è molto importante, perché ancora più del 60% di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale, ma è veramente importante che mi sosteniate con la vostra iscrizione, con i vostri like e anche con i vostri commenti, per cui quando avete una curiosità vi aspetto sempre nei commenti e sarò sempre disponibile a rispondervi. Ma torniamo a lei, perché lei è la protagonista di questo video, e devo dire che questa Vasquez Pro, per gli amici, così abbreviamo perché sennò dobbiamo dire Simone Vasquez Pro Edition, è veramente lunga. Vasquez Pro è molto più semplice. Partiamo subito col dire che lei è una racchetta molto potente, è una racchetta che fa della potenza il suo primo aspetto e non lo cela, perché lei è una racchetta che spinge sempre e comunque.
comunque. Attenzione però, perché è sempre una diamante, è sempre una racchetta comunque con un nucleo che va verso l'hard, non è così hard come una Born Summer, attenzione, è un filino meno, è comunque un nucleo piuttosto spinto che bisogna saper gestire e bisogna saper sollecitare. Infatti rende meglio quando si mette un po' di braccio. La prima cosa che ho notato è che ad esempio sulle risposte al servizio, sui colpi un po' blandi, la palla tende un pochettino a spegnersi su questa faccia e bisogna metterci un minimo di braccio sempre, cioè un minimo di forza che bisogna imprimere con questa racchetta, diversamente la palla non parte. Una volta che si è entrati nel range ideale di spinta voluto, desiderato da questo telaio, allora inizia a funzionare e funziona veramente bene, perché il nucleo, diciamo, hard tende a restituire veramente ogni singolo impatto con la pallina, quindi è una pala molto sensibile per quanto mi riguarda, che ho molto apprezzato per come restituisce il feedback al braccio, sempre concreto, sempre pulito e sempre sincero. È una pala che dal punto di vista delle sensazioni appaga molto, perché il colpo appena entra la pallina sul piatto si sente e si inizia subito a poter lavorare e poter giocare, quindi molto apprezzabile, molto sensoriale da questo punto di vista, ed è assolutamente uno dei primi punti a favore di questa pala, che insieme alla potenza, quindi potenza e sensibilità, diciamo, vanno a configurare già un qualcosa di bello. Poi sì, ha anche dei difetti e ora li scopriamo, però lasciatemi dire che dal punto di vista della potenza è una pala che ha pochissime concorrenti, diciamo, sul mercato. Lei spinge veramente forte, la palla quando si va a spingere sulla rete è impressionante per quanto vada forte, e differentemente da altre soluzioni che tendono veramente all'hard, lei non è una di quelle che devi mettere necessariamente tutto braccio, anzi ho notato che a tre quarti di potenza lei spinge veramente bene e ti consente un gioco abbastanza fluido, ecco, quando raggiungi il range necessario di spinta che lei ha bisogno per darti colpi veramente pesanti, per cui quando vai verso la rete gli smash, che siano portress, che siano dritto per dritto, lei li fa sempre bene. Devo dire che con lei però la preferenza è sullo smash dritto per dritto, perché la palla è veramente molto veloce, sfruttare l'uscita di palla di questa Vasquez Pro è molto appagante, e io che preferisco ad esempio lo smash dritto per dritto al portress, ho molto apprezzato il tipo di uscita di palla che ha questa pala, che è veramente immediato e indubbiamente molto potente. Sul portress non ci sono grossi problemi, ma c'è, diciamo, questa faccia lucida che è sì aiutata da questo rilievo, ma non è un rilievo così forte da tenerti la palla ingabbiata, ecco, nulla sulla faccia, per cui bisogna fare un pochettino di lavoro di sensibilità, è lì che dimostra di essere tecnica, perché bisogna saper gestire lo spin comunque con una faccia che è tendenzialmente lucida. Non è impossibile, ma diciamo che per mettere tanto spin devi capire effettivamente fin dove ti puoi spingere con le rotazioni, per far sì che lei non perda la spinta che deve, e tu devi mettere, diciamo, lo spin necessario per coprire la palla. Non è immediatissima da questo punto di vista, però poi ci si prendono le misure e devo dire che anche sullo spin lavora bene. Veniamo poi a qualche difetto, ma se vogliamo chiamarli così, noi i difetti di questa pala li capiamo appena la guardiamo e vediamo la forma. In sostanza lei ha un punto dolce non troppo ampio, ma devo dire che non è nemmeno così piccolo. Rispetto ad esempio ad una Technical Viper, ha un punto dolce indubbiamente più ampio e soprattutto un filo più basso, perché osservando anche la foratura notate che non è una pala particolarmente forata verso l'alto, per cui tende ad ammorbidire la zona centrale per darti un po' di sweet spot in più, e devo dire che questo ritrovato su una diamante non si trova spessissimo, ma funziona, perché tende ad ammorbidire un attimo il piatto, a farlo lavorare un po' di più in termini di punto dolce, che io ho riscontrato mi piace per come impatta questa pala come sensazioni, e anche per quel filino appunto di sweet spot in più che ti dà quando vai a giocare. Ovviamente non parliamo di una pala tonda, non parliamo di una pala goccia, mettiamola così, è una via di mezzo tra una diamante e una goccia dal punto di vista dello sweet spot, oppure per i puristi spagnoli del punto dolce, ma in realtà si chiama sweet spot da 40 anni già nel tennis, ragazzi, e in italiano sarebbe area utile di impatto. Quindi lei molto bene per i colpi al volo, soprattutto sugli smash, ma devo dire che anche le volée lei le gioca benissimo, perché è una pala che comunque ti dà poco tempo in generale per colpire, perché l'uscita è veramente fulminea, ma ti trasferisce molto bene l'impatto e soprattutto prende qualsiasi esecuzione anche un po' più forzata e soprattutto veloce. Quando vai, entri veloce sulle volée, lei reagisce subito, e quindi reagendo subito ti dà l'opportunità di essere molto aggressivo, molto veloce, e anche di togliere tempo all'avversario.
l'avversario. Sui colpi al volo devo dire che do un bel 9, perché funziona veramente bene sulla rete, anche se ha un bilanciamento comunque elevato, ha un peso comunque elevato, e questa combinazione tende a farti chiudere spesso il polso, per cui occhio, perché il suo peso, la sua massa vanno comunque gestiti. E il consiglio con questa pala è di non forzare sempre a tutta, ma è di mandarla sciolta, perché lei comunque di potenza ne mette già abbastanza. Diciamo che il suo limite è un po' il controllo, ma ci si aspetta, diciamo, una cosa del genere da una pala a diamante. La pala esce molto velocemente, bisogna comunque darle un poco di braccio per farla iniziare a funzionare, per cui un po' ricercare il range di utilizzo ideale, un po' ricercare il controllo che si deve ad un telaio del genere che spara comunque sempre piuttosto forte. Dal fondo si configura come una pala un attimo un po' difficile, ecco, da gestire, ma non impossibile. Bisogna capire che lei ha un punto dolce più piccolo, bisogna evitare magari qualche giochetto eccessivamente di fino, ma dal punto di vista della regolarità di gioco, colpi a parete, colpi in recupero, colpi più bassi in anticipo, che mi sono comunque piaciuti tanto, devo dire che lei comunque funziona bene. Richiede un livello alto, ma esprime un padel con una potenza e con un'uscita di palla così violenti che un prezzo da pagare ci deve essere per forza. E quindi diciamo che si configura come una pala un po' più verso l'attacco che non la difesa, fermo restando che con le giuste doti atletiche e con la giusta tecnica anche lei sa difendere. Quindi dal fondo una pala comunque un po' complessa, ma lo sapevamo, basta guardarla, è una pala comunque tecnica, non è una pala da novizio, non è una pala da intermedio, è una pala indubbiamente da giocatore avanzato con un buon braccio aggressivo. Ma quello che mi è particolarmente piaciuto dal fondo sono le uscite aggressive dal vetro, perché con questa velocità di reazione lei comunque ti permette di uscire veloce dalla parete e di sfruttare subito la potenza e l'uscita che ha, e anche un discreto spin comunque riesce a metterlo in maniera abbastanza facile, per cui uscendo di parete te ne esci così bello bello fluido, veloce, e riesci comunque a fare cose molto interessanti con lei. Ripeto, ci vuole tecnica, e mostra di essere più tecnica dal fondo che non sulla rete, dove a tratti si mostra anche piuttosto gratuita ed amichevole. Ma dal fondo comunque non dico che bisogna darle del lei, ma richiede comunque un livello abbastanza serio per sfruttarla a dovere, anche perché dopo un po' il peso, diciamo, si sente. Non è maneggevolissima, non è nemmeno un mattone esagerato, però è comunque tendente un po' al mattone. Poi, come detto, va citato dal fondo l'anticipo, perché è una pala che ha una reazione talmente veloce che quando vai in controbalzo riesci comunque a portarti su una pala con molto poco, e mi è particolarmente piaciuta sulle risposte al servizio, dove una volta trovato il timing giusto e la forza giusta da imprimere, vai a replicare lo stesso movimento ed ottieni comunque una risposta bassa e molto penetrante. Questo è un aspetto che mi piace molto, il fatto che comunque anche dal fondo ti lasci giocare in maniera un po' più aggressiva, un po' più violenta, e appena ti capita una palla un poco più alta riesci a spingerla anche di più. Ma è soprattutto a rete che dà il meglio. E allora siamo al punto decisivo: perché comprarla e perché no? La comprerei perché è potente, la comprerei perché è prepotente, anzi, lei spinge veramente tanto. Per chi cerca uno smash violento, è assolutamente una racchetta da tenere in considerazione. Lo stesso vale per quanto riguarda volée aggressive, lo stesso per quanto riguarda sensazione di impatto: bellissima, solida, piena, massiccia. Gli aggettivi per questa pala si possono sprecare dal punto di vista dell'attacco. Ma allora perché non comprarla? Molto semplice, ragazzi, è una pala che comunque in mano pesa abbastanza, non tantissimo, ha un bilanciamento alto e spesso tende a chiuderti il polso più del dovuto, e quindi bisogna saperla gestire di braccio senza mandarla sempre a tutta inutilmente, perché comunque lei la sua potenza quasi gratuita ce l'ha, e a regime medio alto spara già forte, e quindi tra le altre cose non la comprerei se cercassi una pala da controllo. Qui il controllo va messo con il braccio, e questo dimostra che non la comprerei se fossi un giocatore comunque alle prime armi, intermedio o comunque un avanzato che cerca più controllo che potenza. Però ragazzi, questa Simone Vasquez Pro Edition è veramente una figata, secondo me spinge tanto, è molto interessante, sostanzialmente non ha nulla da invidiare alle top di gamma diamante goccia spinte che sono in circolazione. Lei va veramente molto bene e esteticamente è fighissima, inoltre non somiglia sostanzialmente a null'altro se non fosse per questo pillar centrale che si ricorda qualcosa, però è molto rastremato e molto diverso. Lei ha la sua personalità dentro e fuori dal campo.
Bene ragazzi, vi ricordo che questa RS Simon Vasquez Pro Edition è disponibile presso il mio partner padelguru.it, dove su tutti i prodotti è già applicato un 10% di sconto e potete aggiungere anche il mio sconto personale utilizzando il codice FabioPadel tutto maiuscolo oppure TennisTaste sempre tutto maiuscolo direttamente nel carrello, e quindi avrete un 5% aggiuntivo e vi potrete regalare l'attrezzatura dei vostri sogni con un piccolo sconto. E al solito ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video, perché è il modo migliore in cui potete aiutarmi a far crescere questo canale e a fare sempre cose più interessanti e a intrattenervi sempre di più, perché anche l'intrattenimento è importante. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.